Buonasera a tutti, buonasera da Laura Ferro, dagli studi di Radio Gamma 5. Inizia in questo momento la trasmissione Tiferet, oggi 12 agosto 2019. E la volta scorsa vi ho fatto un piccolo scherzetto perché vi avevo detto che andavo in ferie, invece no, sono qui. Abbiamo una intera trasmissione puntata da fare, anche questo caldo ed inoltrato agosto estivo. E allora Tiferet, che è posta al centro della L'albero della vita, è la sesta sefirà, ossia il sesto sentiero, chiamato anche intelligenza mediatrice, il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale, i piani inferiori o della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore, l'armonia estetica, corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro, il cuore, come pianeta il sole, e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori in questa nostra vita, ma anche l'importanza dell'armonia in questa nostra puntata, nuova puntata estiva, che ci vede un po' alla sorpresa. Infatti io già vedo che sono arrivati dei messaggi qui. Sandro, metto da parte, ti dico, il tuo Sandro 05 da Trivio, intanto ti saluto e ti ringrazio per il tuo primo messaggio. Arrivato proprio appena ho inserito la canzone di sigla, e lo leggo assieme a quando arriverà esattamente l'ospite che tu hai citato. Probabilmente hai visto su Facebook, dalla mia pagina Facebook, l'ospite. Però non mi sai il come, perché ho appunto lasciato questa suspense dell'argomento di quest'oggi. Mentre buona trasmissione Laura, una buona serata con gli ospiti, un saluto a te Anna delle Poesie, un pensiero speciale a Gigi e Alvise. Certo, mi unisco anche a questo pensiero speciale proprio a Gigi e Alvise. Ti facciamo tantissimo di buon compleanno, anche se è un po' in ritardo, da Anna Maria Comarica Treviso. Oggi è il compleanno dello speaker collega di Gamma 5, Lorenzo Speed. Wow! Allora, grazie davvero per questi vostri auguri di compleanno. In effetti, sono diventata più giovane di un anno, in effetti, quando il 10 agosto, notte di San Lorenzo, sabato scorso, sì, infatti io devo anche ringraziare tutti coloro che mi ascoltano qui in radio e hanno chiesto l'amicizia, Laura Ferro in Facebook, e mi hanno anche scritto il messaggio di auguri. E io chiaramente avevo, il giorno ero stata molto impegnata, ma tra l'altro ho ricevuto con grande mio stupore, con grande anche, sono rimasta veramente interdetta perché mi sono trovata in Facebook tantissimi messaggi di auguri e non sono riuscita a personalizzarli e a salutarli tutti uno a uno, per cui ho fatto e ringrazio, ecco, a nome grazie a tutti per gli auguri ricevuti, che mi è stato veramente impossibile rispondere a tutti. Quindi per quanto riguarda, non sapevo che oggi è anche il compleanno del nostro Lorenzo Speed, per cui faccio gli augurissimi anche a lui. E allora, anche lui è un leone, a quanto sembra. Allora, non lo sapevo, ma qual è il numero per intervenire con gli SMS che sono già partiti qui a Radio Gamma 5? Questo è il numero, mi raccomando, carta e penna, 334-710-2672, ripeto, carta e penna, anche per il prossimo ospite che vi annuncio che è una donna, è già stata qui, il nostro Sando 05 a Treviso ha già indovinato, però non lo dico se non dopo le 8, ripeto il numero per intervenire qui in diretta, è il 334-710-2672. E poi, grazie Sandro, auguri, ti auguro altri 10.000 anni di felicità immensa, d'amore, felici, Sandro 053, grazie per gli auguri Sandro. Tutti quegli anni, ma vuoi che faccia tutte queste trasmissioni di Tiferet fino ad arrivare a 10.000 anni? Mamma mia, quanto vi posso stressare allora, sai che la mia è sempre sullo stress, sulla crescita personale. Bene, e allora a questo punto io andrei ad leggere, prima di andare nell'hardcore della puntata, a leggere quali sono le iniziative di Radio Gamma 5, perché Radio Gamma 5 sapete che ha bisogno, perché da più di 43 anni vive grazie al contributo che tutti noi possiamo dare in varie forme.
e anche in tre modi fondamentalmente per una risorsa economica. E questa è sul conto corrente postale e il numero è il 25386459. Oppure tramite bonifico presso il Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN. Sono un po' tante cifre, per cui io vi invito, visto che è anche molto bello e carino, ad andare sul sito di Radio Gamma 5, www.radiogamma5.it, dove potrete guardare anche tutto il palinsesto dei vari appunto programmi che propone la radio, perché è molto carino e molto ben fatto, vi uscirà ogni giorno quali sono gli speaker della giornata e poi le varie iniziative, ma c'è anche nella sezione appunto sostenere la radio l'IBAN per fare il bonifico bancario. Oppure la terza modalità è attraverso portare il contributo direttamente agli incaricati preposti, cioè sono solo e soltanto i membri del CDA, i quali poi vi rilasceranno la ricevuta di quanto avete donato. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese correnti di gestione della radio e quindi la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme a dare continuità a questa unica io direi anche indispensabile, visto che io la seguo praticamente da quando ero piccina, Radio Gamma 5. Colorate prenotazioni extra lista gas, consegna sabato 14 settembre, segniamo questa data, 14 settembre 2019, in sede radio qui a Campo d'Arsego, dalle ore 14 alle ore 18, Bio Uva Italia, dalla Sicilia, cassetta da 6 kg, 14 euro. Patate rosse biodinamiche dal Trentino da forno e fritte, 5 kg, 8,50 euro. Patate bianche biodinamiche dal Trentino da purè e gnocchi, 5 kg, sempre 8,50 euro. E poi ancora mele biodinamiche gialle rosse dal Trentino, 5 kg, 10 euro. Mele rosse biodinamiche dal Trentino, 5 kg, 10 euro. Per prenotazioni, la fonte. Questo è il numero 347-6618-523. Ricordo che la consegna sarà sabato 14 settembre dalle ore 14 alle ore 18 qui in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Radio Gamma 5 sale in vetta, domenica 8 settembre, grande giornata sul maestoso Monte Pizzoc, nella foresta del Cansiglio. Aspettiamo tutti alle ore 10:30, di fronte al rifugio città di Vittorio Veneto. Ore 11, partenza per la semplice camminata sino al Monte Millefret. Ci farà da guida l'esperto della foresta, Toio De Savorgnani. Ore 12:45, rientro per il pranzo collettivo. Il menù di giornata prevede gnocchi al pomodoro o al ragù e contorni di stagione, acqua, vino e caffè, per chi lo vuole aggiunta di formaggio e affettati. Nel primo pomeriggio parleremo della foresta del Cansiglio e faremo il punto sulla lotta a difesa di quel bene comune. Per chi lo desidera, partenza in gruppo alle ore 9 dalla cooperativa di Castelfranco Veneto, quindi invece che alle 10:30 di fronte al rifugio città di Vittorio Veneto, dalla COP di Castelfranco Veneto alle ore 9. Ecco, per info e prenotazioni questo è il numero 347-6618-523 e questa giornata è prevista per domenica 8 settembre, grande giornata sul maestoso Monte Pizzoc.
Cari amici di Radio Gamma 5, i tempi cambiano, i sistemi informativi evolvono. Siamo nel tempo della quarta rivoluzione industriale, un'epoca di cambiamento anche nel mondo del lavoro che si trasferirà sempre di più nel digitale. Noi abbiamo deciso di cavalcare questo cambiamento e oggi potrete trovarci anche in Camp TV, il nuovo social network delle passioni e delle competenze. Aderendo a questa piattaforma, senza alcun costo, potrete sostenere indirettamente la nostra radio e avrete l'occasione di valorizzare una vostra passione e competenza. I like, cioè i mi piace, in questo social valgono denaro. E chi volesse già iscriversi gratuitamente potrà farlo collegandosi con il link http/, adesso faccio lo spelling, comotorinovenezia.imolamilano/, quindi la barra che trovate sopra il 7, Genova in grande, G di Genova in grande, e poi 1932 F di Firenze in grande, oppure collegandosi al sito di Camp TV e inserendo come sponsor Radio Gamma 5. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una informazione libera. Radio Gamma 5 dal 1976 ha una lunga storia, ma guarda al futuro. Seguiteci anche su Camp TV. E poi una storia veramente toccante che ora vi leggo è la storia di Tancredi. Radio Gamma 5 appoggia Tancredi, uno straordinario ragazzo la cui vita è legata a un intervento chirurgico negli Stati Uniti. Non ho grandi risorse finanziarie, scrive il ragazzo, per poter affrontare i costi che la vita mi chiama a pagare per viverla dignitosamente. Per questo ti chiedo un piccolo contributo che mi aiuterà a vivere. Sono le toccanti parole con cui il 19enne di Floridia, in provincia di Siracusa, Tancredi Sant'Angelo, presenta la sua campagna di raccolta fondi per poter raggiungere gli Stati Uniti e quella operazione che potrebbe rappresentare la sua salvezza. Sono nato prematuro, alla 30ª settimana, sono tetraplegico dalla nascita, ma grazie a una serie di interventi chirurgici oggi posso camminare. All'età di 10 anni circa mi è stata diagnosticata una chiari di tipo 1. Non ci sono strutture italiane capaci di proporre un intervento risolutivo, ma Tancredi non vuole darla vinta alla rara sindrome, che può condurlo prima ad uno stato vegetativo e poi, inevitabilmente, alla morte. Ho sottoposto la mia situazione clinica al Chiari Institute di New York, altamente specializzato e qualificato in questa patologia. Mi hanno dato una speranza, un intervento chirurgico con una percentuale di riuscita dell'80%. L'operazione è stata programmata per l'11 settembre 2019 ed ha un costo di circa 200.000 euro, a cui vanno aggiunte le somme necessarie per la permanenza negli Stati Uniti. In totale almeno 250.000 euro. La regione Sicilia ha stanziato dei soldi e anche molte associazioni si stanno muovendo, ma serve l'aiuto di tutti e in fretta per raggiungere la somma necessaria. Ogni contributo, anche piccolo, è fondamentale. Si può donare attraverso la pagina Pro Tancredi al link www.gofoundme.com/, sempre sopra il 7, F, un'altra barra, Pro Tancredi. In bocca al lupo Tancredi da tutti noi. E poi ancora, venerdì 6 settembre 2019, alle ore 20:45 fino a circa le 23, presso Sala Piacentini, Villa del Conte, via Roma 75, ci sarà Coltiviamo la biodiversità, la forza della natura, inquinamento ambientale e alimentare, OGM, patologie. I relatori, il professor Gianni Tamino e il dottor Bruno Galeazzi, a fine serata spazio dedicate alle vostre domande. L'evento è organizzato da Associazione Arte e Cultura. La prenotazione è obbligatoria tramite i seguenti recapiti. Francesca risponderà al numero 349-3401-755. Ripeto, 349-3401-755 ed è Francesca. Oppure anche attraverso l'invio di una mail
ad arte, cultura e libertà, ma senza l'accento sulla A finale, @gmail.com. L'ingresso libero, offerta consapevole. E questo sarà venerdì 6 settembre, Villa del Conte, presso Sala Piacentini, Roma. Coltiviamo la biodiversità. E adesso abbiamo una manciata di minuti prima della pubblicità e vi propongo questa toccante poesia che mi ha veramente... mi è piaciuta molto ed è il paradosso dei nostri tempi. Tengo in sottofondo anche Ludovico Einaudi. È di George Carlin. Il paradosso dei nostri tempi è che abbiamo edifici sempre più alti, ma moralità sempre più basse, autostrade sempre più larghe, ma orizzonti sempre più ristretti. Spendiamo di più, ma abbiamo meno, compriamo di più, ma godiamo meno, abbiamo case più grandi e famiglie più piccole, più comodità, ma meno tempo, abbiamo più istruzione, ma meno buon senso, più conoscenza, ma meno giudizio, più esperti e ancor più problemi, più medicine, ma meno benessere. Beviamo troppo, fumiamo troppo, spendiamo senza ritegno, ridiamo troppo poco, guidiamo troppo veloci, ci arrabbiamo troppo, facciamo le ore piccole, ci alziamo stanchi, vediamo troppa TV e meditiamo di rado. Abbiamo moltiplicato le nostre proprietà, ma ridotto i nostri valori. Parliamo troppo, amiamo troppo poco e odiamo troppo spesso. Abbiamo imparato come guadagnarci da vivere, ma non come vivere. Abbiamo aggiunto anni alla vita, ma non vita agli anni. Siamo andati e tornati dalla luna, ma non riusciamo ad attraversare il pianerottolo per incontrare un nuovo vicino di casa. Abbiamo conquistato lo spazio esterno, ma non lo spazio interno. Abbiamo creato cose più grandi, ma non migliori. Abbiamo dominato l'atomo, ma non i pregiudizi. Pianificato di più, ma realizziamo di meno. Abbiamo imparato a sbrigarci, ma non ad aspettare. Costruiamo computer più grandi per contenere più informazioni, per produrre più copie che mai, ma comunichiamo sempre meno. Questi sono i tempi del fast food e della digestione lenta, grandi uomini e piccoli caratteri, ricchi profitti e povere relazioni. Questi sono i tempi di due redditi e più divorzi, case più belle ma famiglie distrutte. Questi sono i tempi dei viaggi veloci, dei pannolini usa e getta, della moralità a perdere, delle relazioni di una notte, dei corpi sovrapprezzo e delle pillole che possono farci fare di tutto, dall'allegrarci al calmarci, all'ucciderci. È un tempo in cui ci sono tante cose in vetrina e niente in magazzino. Ricordati di spendere del tempo con le persone che contano ora, perché non saranno con te per sempre. Ricordati di dire una parola gentile a qualcuno che ti guarda dal basso, in soggezione, perché quella piccola persona presto crescerà e lascerà il tuo fianco. Ricordati di dare un caloroso abbraccio alla persona che ti sta a fianco, perché è l'unica cosa che conta e non costa nulla. Ricordati di dire grazie alle persone, ma soprattutto pensalo. Un gesto di gratitudine può curare ferite che vengono dal profondo dell'anima. Dedica tempo alle persone, dedica tempo alla cura. Ricordati di dire grazie alle persone, ma soprattutto pensalo. Un gesto di gratitudine può curare ferite che vengono dal profondo dell'anima. Dedica tempo alle persone, dedica tempo alla conversazione e dedica tempo per condividere i pensieri preziosi della tua mente. E ricorda sempre, la vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che ce li tolgono. Thank you.
tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo. E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità. C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite, che non esiste azione senza conseguenza, chi ha torto e chi ha ragione quando un bambino muore. Allora stiamo ancora zitti, che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione, se si parla della vita, se parliamo di persone. Siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole, siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare. A sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete noioso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse a motore. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra a da lì m'alzerò.
c'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là, quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì mi alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Prova a sentire se senti. Io vado in radio, ci fai tutto. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Tiferet, Radio Gamma 5, sono le 20, 10 minuti prima del 12 agosto 2019. Io sono Laura ed vicino a me è arrivata finalmente anche la nostra conosciutissima, gratitissima ospite e amica Michela Crivellaro. Ciao Michela! Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati nella settimana di Ferragosto, in questa estate così calda, bella, sono felice di essere qui con voi. Benissimo, e allora mi sembra che il microfono funzioni, gradirei effettivamente che se non si sente bene qualcuno me lo comunicasse. Io volevo già dirti, Michela, che appena è partita la sigla, devi sapere che il nostro Sandro 05 da Treviso ci ha mandato un bellissimo saluto, perché lui aveva già letto su Facebook che saresti stata presente. Infatti scrive: buonasera carissime Laura e Michela, mentre vi ascolto davanti ad una, oddio, schifosa passata di verdure, aspettando la burratina, sempre se riesco a finire questa brodaglia. Intanto un augurio di una vita roccheggiante, fiabesca, superba, serena e felice, in un abbraccione strettissimo d'affetto rinfrescante per voi, Marica, Nadia, Anna, Maria e tutti. Ciao Sandro Treviso. Beh, insomma, la passata di verdure secondo me è buona, io non lo so, però dipende sempre dai gusti, come dicono, no? Giusto Michela? Sai Laura, che nessuno mi aveva mai augurato una vita roccheggiante, mi piace e la farò mia anche, una vita rocca, in effetti un po' lo è. Questo ragazzo, il ragazzo porta vitalità e quindi ci dà anche questi nuovi termini molto espansivi. Io ricordo, vedo proprio davanti a me anche una telecamera, perché siamo anche in diretta in questo momento su Facebook dalla pagina di Michela Crivellaro, formatrice, per cui chi volesse vederci, chissà, Michela è vederci, sì. Così oggi, così nei prossimi giorni, perché sarà comunque, rimarrà questo video presente nella pagina, per cui a disposizione di chi magari in questo momento, chissà, è a cena fronte mare, piuttosto che, sai, ci sono persone che ci stanno seguendo, pensa, da Zanzibar, altre persone dal mare, wow, in diverse località. Ma allora salutiamo anche gli amici di Zanzibar, ciao, ciao, penso che anche lì sarà abbastanza caldo, vediamo sì, cosa ci rispondono. E chissà se c'è anche il nostro Francesco da Cagliari che ci segue, perché io in realtà due settimane fa avevo detto che sarei stata in ferie, ed invece ci sono stati un po' di cambiamenti, per cui la partenza è stata un po' posticipata. Allora, entriamo subito nel vivo di questa nostra puntata di questa sera, ed il tema è segni e destino.
andiamo a parlare, questo è il titolo, ma anche se non ha bisogno, naturalmente Michela è conosciutissima qui a Tiferet, ricordo che le sue numerose trasmissioni fatte qui appunto a Radio Gamma 5 possono anche essere ascoltate in podcast sul sito www.lastoriavariscritta.it. Trovate vari anni e ci sono anche le varie trasmissioni con i temi trattati da Michela. Era qui ben quasi due mesi fa, il 17 di giugno, lunedì 17 giugno, dove abbiamo parlato di amore e relazioni. E invece questa sera abbiamo appunto segni e destino. Michela Crivellari è nata a Padova. Fin da bambino manifestava i suoi talenti creativi, empatia ed intuito che la stimolavano a curiosare nelle menti, navigare nei misteri della conoscenza e della psiche. Instancabile ricercatrice, ha compiuto studi multidisciplinari e percorsi su di sé, incontrando maestri e formatori da tutto il mondo, sviluppando il valore della consapevolezza e della felicità. Oggi svolge l'attività di counselor e formatrice per l'evoluzione umana. È specializzata in genealogia e dinamiche di relazione. Studiosa di neuroscienze e ricercatrice nell'ambito dell'espressività corporea. Tiene conferenze e seminari in tutta Italia ed organizza eventi nell'ambito della crescita personale e del benessere. Il suo sito, per chi volesse vederla, è www.michelacrivellaro.com, ma su Facebook potete chiedere l'amicizia a Michela Crivellaro, formatrice, dove adesso siamo esattamente in diretta. E poi questo video sarà per giorni, mesi, anni, trianni, sempre in linea, per cui ci saremo nella notte dei tempi, sempre qui a vederci. Un sapore di eternità. Esatto, diventeremo eterne. E allora invece parliamo invece in questo presente di segni e destino. Io tra l'altro vorrei anche, mi piacerebbe che ci fosse questa puntata un po', come dire, anche abbastanza dinamica. Adesso Michela spiegherà che cosa sono segni e destino, perché questa puntata è arrivata anche un po' proprio in base a questi segni e questi destini. E ci piacerebbe che ci fossero degli interventi, sicuramente tramite SMS, ma anche sicuramente tramite i due numeri qui in diretta disponibili, per cui questi sono i numeri, ed è il 049-700-700 oppure il 049-700-838, questi i numeri per chiamare in diretta e dirci che cosa. Quello che adesso Michela vi spiegherà, che appunto è il tema della serata, perché ci piacerebbe che voi appunto condivideste con noi quelli sono stati i segni importanti della vostra vita che poi magari vi hanno fatto cambiare strada, che vi hanno fatto rivedere delle situazioni, che vi hanno condizionato in positivo nella scelta perché non sapevate dove andare. Ma adesso vediamo anche. E il numero invece per intervenire qui in diretta, per cui appena inviate il messaggio io lo leggo, è questo il numero degli SMS, è il 334-710-2672. Bene, allora Michela, cosa si intende per segni e destino? Allora, innanzitutto dobbiamo accedere a quelle che sono le conoscenze più profonde dell'essere umano, che naturalmente provengono da anni or sono. Se pensiamo per esempio a Platone stesso, parlava di questa intelligenza che connette le cose, quindi una matrice che sottende gli eventi e che li mette in connessione, quindi in correlazione, in un filo, è come dire un filo di seta che connette attori, eventi, simbologie, segni, e hanno chiaramente uno scopo, un fine. Il fine è quello di sostenere la nostra evoluzione, la nostra crescita e naturalmente il viaggio verso una più profonda verità. Se poi accediamo alla psicologia e alle tradizioni, possiamo accedere alle sincronicità di cui parlava Jung, siamo a metà del Novecento, in cui appunto egli stesso portò avanti il concetto della sincronicità come proprio un movimento dell'inconscio che si esprime attraverso appunto dei segni sincronici che accadono contemporaneamente all'emissione di un certo tipo di pensiero. Poi adesso approfondiremo meglio. Sì. Senza andare comunque in quelli che sono concetti mentali che magari hanno anche una certa complessità, potremmo tranquillamente parlare di quello che accade nel nostro quotidiano. Sì, perfetto. E credo che gli ascoltatori
possano riconoscersi anche in quelle sincronicità, quei segni, quelle situazioni in cui, per esempio, non so, pensi ad un progetto, ad un qualcosa e magari accendi la radio e senti quella frase che ti dà una risposta a un quesito che ti ha riposto, oppure stai guidando e guardi cartelloni pubblicitari e c'è quella parola chiave che ti riporta ad una riflessione, ad un lampo di intuizione in quel momento e la colleghi magari a qualcos'altro. Oppure incontri una persona, magari anche può essere uno sconosciuto, che ti narra qualcosa o ti dice una parola che ti risuona con un qualcosa su cui tu stai riflettendo o stai elaborando. Quindi i segni fanno parte di un potere, il potere dell'universo, della vita, che ti offre, ti mette a disposizione segnali continui per indicarti la via. Quindi sono una sorta di conferma che ritroviamo, perché comunque noi pensiamo e forse ci immaginiamo che tutto accada fuori, ma in realtà ciò che noi vediamo, ciò che testimoniamo, è solo il 4% della realtà, cioè la materia, quello che noi tocchiamo tangibilmente, è il 4% rispetto al tutto che sottende, a quell'intelligenza che è pura energia, che connette ogni cosa. Quindi se noi potessimo veramente vedere con occhi diversi, con sguardi nuovi, con un sentire più profondo, comprenderemmo che questa simbologia, questi segni e le sincronicità non sono altro che la ricchezza su cui poggia la vita. E quindi non sei mai solo in nessun istante. Nell'istante presente è già tutto presente, chiaramente, e a disposizione. E ti viene riversato attraverso questa simbologia, che è una simbologia di un inconscio collettivo, quindi è come dire un grande cervello, nel quale siamo immersi, nel quale accadiamo e al quale possiamo accedere sempre. È come una sorgente continua, costante, di ricchezza, di informazione e che ti dà proprio la simbologia della via più alta da seguire. Perdonami, ti interrompo giusto per andare a un po' aprire questi temi, perché hai parlato, la tua conoscenza profonda delle neuroscienze ti hanno portato per esempio a sostenere e a dare subito una percentuale del 4%. Mi piacerebbe che questa cosa fosse eventualmente spiegata meglio, giusto per rendere più chiaro, perché da dove salta fuori, giustamente hai detto, noi utilizziamo solo un 4% cosciente, ma c'è un mondo sotterraneo, sotteso, che può essere come per esempio l'inconscio collettivo. Allora, hai già detto delle cose che sono macro aree che però vanno, a mio avviso, magari indagate. Sì, esatto, in modo tale da poter far capire che questi segni provengono non dal 4%, dove noi pensiamo che ci sia il rapporto, la legge causa ed effetto, ed è lì, no, in un'altra sezione che è importantissima, che noi che non c'è mai stata insegnata e che invece va scoperta, osservata e va e appena noi riusciamo a prendere coscienza con quella parte, scopriamo un mondo, ed è un mondo che ci lascia essere fatti in questo senso. Ma se ci concentriamo invece in quella parte che ci hanno sempre segnato la causa-effetto, quel mondo fisico profondo, beh, lì si dipanano il causa-effetto. Chiaramente io lascio cadere un oggetto, questo per la forza di gravità, ma come dici giustamente è solamente un 4%. Ecco, allora andiamo adesso a conoscere perché c'è quel 96% che in realtà domina tutta la nostra vita, le nostre azioni, e al quale noi non ci affidiamo mai. Allora, noi dobbiamo considerare che il nostro cervello è composto da una parte conscia, quindi una parte razionale che ovviamente crea separazione, ragionamento, e quindi questo è giusto, questo è sbagliato, questo è bello, questo è brutto, decido questo, posso accedere al discernimento, eccetera. Quindi la mente razionale è quella che stiamo utilizzando anche adesso per poter trasmettere il messaggio, poterlo ascoltare e quant'altro. Ma la mente razionale, quindi la parte conscia, consapevole, influenza solo il 4%, 5% circa della tua realtà fisica.
in realtà c'è un mondo che sottende, quindi una parte inconscia, che è una parte del tuo cervello che racchiude le tue memorie emozionali, le tue programmazioni, le tue credenze, tutto quello che è stato rimosso, non compiuto, non elaborato, ma che volge alla tua sopravvivenza. Facciamo un esempio, eri piccolo, sei stato morso da un pastore tedesco, da un cane, divieni grande da adulto, magari quando ti si avvicina uno Yorkshire, tu riprovi lo stesso tipo di sensazione perché l'inconscio lavora e analizza su base grossolana di somiglianza, per cui magari rivivi la stessa paura che hai già vissuto prima e magari tendi a scappare piuttosto che a trovare strategie per difenderti. In realtà magari quello Yorkshire ti si avvicina per farti carezze, in realtà coccole, ma certo. In quel momento tu rivivi quel tipo di paura. Di paura, esatto. Quindi la paura chiaramente è legata poi a comportamenti, a risposte emozionali e quant'altro, e viene governata da questo 96%, quindi un motore potentissimo che non conosce separazione, che non conosce tempo-spazio. Che cosa significa? Significa sì. Che... E qui entra in gioco per esempio il tuo studio di genealogia, no? Genealogia, esatto. Che cosa significa questo? Che l'inconscio sorregge e comunque spinge alle proiezioni. Quindi per riconoscerci noi esportiamo parti di noi, comunque parti perdute o comunque rimosse, attraverso altri attori o eventi. Facciamo un esempio, questo può essere sia in positivo che in negativo, cioè posso proiettare un qualcosa di estremamente positivo, quindi una forma di idealizzazione su di una persona, è quello che accade per esempio nell'innamoramento, in cui proietto tutto ciò che avrei desiderato, tutto ciò che vorrei, sull'altro in realtà magari non lo sto vedendo per ciò che è profondamente o veramente, ma sto proiettando ciò che desidero immaginare possa accadere. Quindi una proiezione positiva, ma che è una forma di tradimento iniziale. Cioè mi sto già tradendo nella misura in cui non sto osservando ciò che è, ma sto proiettando sull'altro ciò che vorrei. Certo. Infatti poi accade che dopo il periodo dell'innamoramento accade un qualcosa in cui da una polarità così positiva si vedono comunque delle manifestazioni completamente diverse, si vivono proiezioni al contrario, in polarità opposta, ma in realtà è la sorgente dell'attitudine che poi genera anche l'effetto successivo. Quindi se io sto proiettando è evidente che sono in una realtà parallela, ma non in quella della persona. Certo. Okay? Quindi poi ci sono quei tumulti e quelle turbolenze quando in realtà accade quella disillusione. Eh sì, quel velo di Maya potremmo dire che cade tutto su un colpo. Per cui, ma come? Ma eri diverso? Cioè, in realtà magari la persona povera così. È sempre stato così, sì. Piuttosto che invece proiezioni che hanno una polarità negativa, per esempio pensiamo al giudizio, attraverso il quale etichettiamo, esportiamo parti ombra, buie, non risolte, parti di cui ci vergogniamo, ad altri. E quindi, oh, che bello, interessante questa. Andiamo anche poi con degli esempi. E quindi la base del giudizio è una base estremamente personale, perché comunque il cervello conosce solo te, ha le informazioni che sono nel tuo patrimonio e le esporta. Pertanto forse c'è qualcosa da rivedere al tuo interno, da trascendere, da compiere al fine di liberarti anche di quella identificazione che stai esportando, è un'esportazione di fatto. L'esportazione. Che può essere anche, Laura, per esempio, se io ho un irrisolto genealogico, non so, un irrisolto con mia madre, potrei rivedere in dinamiche professionali con alcune colleghe delle percezioni emozionali, dei vissuti che io conosco già. E come se la collega in quel momento rappresentasse simbologicamente la personalità di mia madre. Quindi si creano questi role play anche nell'ambito professionale che in realtà celano e nascondono una grande occasione di
trasmutazione, di comprensione. Perché comunque l'inconscio è un sistema che spinge alla soluzione, alla conservazione, all'evoluzione, e quindi è anche un possiamo dire un contenitore nel quale io posso introdurre nuove informazioni che portano a soluzioni costruttive. Quindi in questo sistema di proiezione, proprio per parlare di segni, accadono ovviamente quegli eventi che ti riportano delle risposte, delle verità, delle possibilità di confronto per la tua crescita e la tua evoluzione. Ripeto, questo accade nel senza tempo, senza spazio, perché in qualsiasi istante questo sistema così automatico, istantaneo, simultaneo può accadere. E quindi fuoriesce dal tema presente, passato, futuro. È come una spirale. Il tempo non è più lineare, ma diviene una spirale circolare all'interno della quale accadono proprio quegli eventi fulminei che creano lampi di intuizione, per esempio. E quindi sono molto, molto potenti. E affascinanti anche. Allora puoi vivere la vita su un piano materico, materiale, e dire ok, esiste la fortuna, esiste la sfortuna, ma non comprendi il senso di ciò che sta accadendo o comunque il fine, per cui ti limiti ad una osservazione basata sul giudizio, l'accusa, eccetera. Oppure puoi vivere la vita su un piano emozionale, in base a come mi sento, allora posso comprendere se sono felice o meno felice, o in base a quanto sono amato, per esempio. Ma c'è un piano un po' più profondo, un po' più evoluto, sensibile, in cui comincio a sentire questo grande senso di appartenenza con tutto quello che mi circonda. Entro nella non separazione, comprendendo che l'altro è solo una forma, un corpo, ma l'energia che sta dietro alla forma è unica e muove ogni cosa. A quel punto, allora, entriamo in una matrice di intelligenza, in questo network che interconnette, che crea correlazioni costanti e continue, e non puoi che affascinarti e soprattutto lasciarti accadere. Quindi in questo tipo di attitudine la vita diviene un continuo fluire nel quale mi lascio accadere attraverso gli eventi, non posso che recuperare parti di me, rivedere i miei irrisolti, nutrire gioia attraverso un contatto con l'anima, con ciò che amo, con ciò che sento profondamente, e questo bypassa la mente, bypassa i ragionamenti, e ovviamente accade veramente quel miracolo nella vita in cui cominciamo a vedere bellezza in ogni cosa. Quindi anche nel dolore cominciamo a vederne proprio il valore, la gioia che sta dietro, è gioia potenziale, perché quella sofferenza serve per il tuo cambiamento. E per la tua comprensione. È chiaro che quando siamo nel dolore pieno è difficile, è difficilissimo riuscire a vedere questa bellezza. Però nella consapevolezza di questa situazione forse riusciamo ad uscirne più velocemente. Il dolore è chiaro che va vissuto, va introitato, va sentito. Dobbiamo anche fare, come dire, ci fa compagnia, è una parte chiaramente che esiste, perché siamo fisici, siamo fisico, no? Però nella comprensione che c'è altro e che tutto ha un suo senso, che come dicevi tu, ed è bellissimo questo network, questa radice, queste radici, siamo come una rete, appunto. In questa rete ognuno è parte fondamentale, ognuno ha un suo fondamentale ruolo. Ed è importante che ci sia e che svolga questa parte. Nel processo di non separazione è importante considerare il dolore come parte integrante di te, e nella responsabilità posso dire che sono parte attraente di quel dolore. Quindi quel dolore l'ho attratto, ovviamente non da un punto di vista cosciente, mentale, razionale, ma ovviamente stiamo parlando di inconscio. Quindi c'è una matrice, come dicevo prima, che crea gli eventi attraverso la tua programmazione. Quindi più ci sono paure e più ci sono irrisolti nel mio mondo interiore, e più li vedrò manifestati fuori. Non accade niente fuori che non sia già presente nel tuo mondo interiore. Dunque, in questo senso, attraverso il dolore sto solo puntando il faro su un qualcosa che chiede
di essere visto, ascoltato e liberato. Il dolore è parte integrante dell'esperienza vitale e più noi siamo e creiamo uno spazio di accoglienza, quindi siamo disponibili con sincerità e volontà ad accogliere parti di noi, più entra quell'amore senza condizioni che fa sì che il dolore si dissolva molto più rapidamente. Il dolore è gioia potenziale, è una parte di tua verità che emerge ed è ciò che ti serve per aprirti. Quindi se ti serve un'esperienza forte, turbolenta, per aprire il tuo cuore alla vita e per iniziare a meditare la vita da uno sguardo nuovo, ebbene, accadrà un evento turbolento. Quindi non poteva che accadere, l'ho attratto, se non ne vedo il fine, il senso superiore, è perché non ho uno sguardo che poggi su una sensibilità superiore, ma è un'occasione ora di fermarsi, di accogliere, di ascoltare. L'ascolto richiede presenza e una vita in presenza significa godere nell'istante di ciò che è una vita che dispiega bellezza e gioia. Ebbene sì, e allora per esempio andiamo subito anche i segni del dolore, appunto come si dicevano, possono essere segni che appunto ci portano verso il nostro destino, se noi li comprendiamo, sono segni anche questi. Io volevo subito dire a Sonia che non ho ben compreso il suo messaggio, quindi mi potrebbe eventualmente spiegare che cosa sta dicendo, perché mi risulta anche un po' difficile leggerlo in diretta. Mentre vediamo subito che Sandro da Treviso ci dice: ma voi sarete sempre eterne perché chi sa esprimere l'amore facendolo sentire nel cuore di chi ascolta resterà sempre nell'anima dell'universo per sempre. Beh, Sandro è un filosofo, per cui... Grazie Sandro. Grazie. Poi lui scrive: un segno che ci ha cambiato la vita? Diciamo, sono due segni sovrapposti. A 8 anni ero isolato da tutti i miei compagni di scuola e dove abitavo ero appena arrivato, non riuscivo a farmi amici per vari fattori. In quel periodo ascoltavo Gamma 5, mi incantavano le poesie di Anna. Poco dopo a scuola ci hanno fatto scrivere le poesie per Una poesia contro la violenza sui bambini. Ho scritto la mia prima poesia titolata Bambino e da là non ho più smesso di scrivere poesie e il libro ora mi ha portato a conoscermi e a trovare amici uguali a me e non a piacere agli altri restare solo. Sandro 053, perfetto. Questo è un esempio. Una meraviglia. Un esempio perfetto. Perfetto. Grazie Sandro. Grazie. Come da un momento buio, da un momento comunque di oscurità, la scintilla luminosa dell'anima ha comunque espresso la sua piena manifestazione attraverso il talento, quindi il dono della poesia e il talento si esprime in questo stato di coscienza superiore, quindi il fatto dell'ascolto di un'altra persona che aveva scritto le poesie l'ha toccato nell'anima e da lì è riuscito anche lui a prendere coraggio e a tirar fuori questo suo talento. Meraviglioso. Fantastico, ecco qui, dall'isolamento, dal dolore, che cosa può nascere? Ma è stata una situazione per lui positiva, cioè non ha voluto isolarsi nella solitudine, chiudendosi al tutto. Ha fatto comunque una sorta di apertura. Incredibile, molto 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 bello. E invece mi piacerebbe, io so che c'è stata anche una serie di segni dai quali si è partiti anche di sei arrabbiata all'inizio, no Michela? Parliamo già nel contesto presente qui nostro del motivo perché non era prevista questo tuo intervento qui ed invece il cielo, chissà, la rete che di cui stiamo parlando, l'inconscio tuo e mio, si sono chiamati e nonostante tutto dovevi essere qui. Perché? Perché raccontaci un po' questa storia che ha lasciato di stucco, di magico me e chiaramente anche te, perché mi hai detto: ah, ecco perché dovevo essere libera questa sera. Sì, proprio perché i segni e la simbologia li vivo tutti i giorni, a volte però non ne comprendo il senso. Allora, quando non ne comprendo il senso, rimango un po' sospesa. Come tutti, immagino. Allora, oggi era un giorno per me importante, avevo un appuntamento di lavoro importante in Lombardia,
che però mi è stato disdetto qualche settimana fa e quindi è stato spostato a fine mese. E mi chiedevo, ma perché accade questo? Ci tenevo così tanto. Ecco, la mente razionale la mente ci razionale. Tiene così tanto. Ho organizzato tutto, mi sono messa libera, ho trovato, ho fatto e salta. Il controllo e la gestione, eccola la pianificazione. Qui. La mente razionale, siamo perfettamente in beta. Ok, io voglio questo, vado lì, penso che possa, questo senso di onnipotenza. Sì. Poi, però, avendo un minimo di consapevolezza, accolgo l'evento e dico, vabbè, stiamo a vedere che cosa accade. Va bene così, è perfetto, avrà un suo senso, che poi il senso lo scopri nel dispiegarsi degli eventi, non nell'istante stesso, ovviamente. Perfetto, perfetto. Questa è una cosa molto importante, secondo me. Perché la coscienza, quindi questa matrice di intelligenza, si esprime mano a mano. Quindi c'è bisogno di srotolare del tempo. Esatto. Accade poi una festa. Una festa di una mia carissima amica. Sabato sera in spiaggia. In spiaggia torniamo a giocare come bambini. Sei stato preso contatto con la parte... col mio bambino interiore. Sì. Allora, divertendoci come dei pazzi... abbiamo giocato a fazzoletto, chissà chi se lo ricorda questo gioco. Il gioco del fazzoletto. Io non mi ricordavo le regole. C'ero anch'io a questa festa. E per cui posso dire che... Sì. La cara festeggiata era proprio la qui presente Laura. Quindi... ecco, adesso divento rossa per gli amici di Facebook che mi vedono. Quindi nella gioia di poterla festeggiare sentivo anche la responsabilità di questo gioco di squadra, perché ero in squadra con lei. Perché eravamo a squadra assieme, quindi voleva farmi vincere. Poterla far vincere. Allora all'inizio parto un po'... a ritmo lento, perché comunque stavo riprendendo un gioco che non facevo da un po' di anni. Poi mi ha preso l'entusiasmo, mi ha coinvolto, quindi alla fine comunque continuavamo, perché eravamo due gruppi molto forti, sì, a giocare, agguerriti. Eccetera, agguerriti, ad essere sempre alla pari. Alla fine si smuove quello slancio vitale in me, dico no, adesso lo decido, facciamo vincere la squadra, eccetera. Quindi l'ultima possibilità, parto decisa, prendo il fazzoletto, scappo veloce per non essere toccata, e quindi mi tuffo a terra nella sabbia, metto male il piede, quindi io in questo momento sono qui con una bellissima distorsione al piede che comunque crea immobilità. Però vabbè, ho tutti i miei angeli che mi aiutano. Però hai fatto punto, però hai fatto il punto. E comunque io ho fatto sì che il punto accadesse e la vincita e l'abbiamo l'ho vinta avuta. Noi, infatti. Ok, però adesso mi ritrovo con questo segno di cura e di autoguarigione necessaria. Detto che ti ha abbastanza bloccato, nel senso che, insomma... chiaramente, a riposo, eccetera, quindi questo fa capire che cosa... Partiamo dall'inizio, quindi. Si era annullato quell'appuntamento a cui ci tenevo particolarmente, ma se così non fosse stato, io come avrei potuto, certo, magari anche in queste condizioni così limitanti, essere andata sino in Lombardia, eccetera, eccetera. Certo. Quindi tutto nella massima perfezione e soprattutto questo evento, che comunque mi riporta a dover stare tranquilla e serena a casa, ha fatto sì che io iniziassi a scrivere più pagine del mio libro. Ah, quindi, sì, è vero. In realtà io sono in questo momento in gestazione. E approfitto per dire questo. Sì. C'è una differenza molto importante tra gestire la vita, o comunque immaginare di gestire la vita, e la gestazione. Sì, perché nella gestazione tu sei in una posizione completamente diversa. Certo. Se tu pensi di controllare la vita, di gestire la vita, sarai nella tensione, certo, di dover adattare la vita a ciò che è il tuo modello, a ciò che hai in mente, al risultato che vuoi ottenere, e quindi sarai sempre nelle aspettative per quanto, certo, riguarda il futuro, piuttosto che nei vecchi rancori, credenze, e quindi tenterai di barattare la vita adattandola, modellandola a ciò che credi essere giusto per te. Sì. La gestazione, invece, è proprio questa cura, questo accogliere, questo far accadere.
Ed è qui che accadono le sincronicità. È come una madre che, e le donne lo sanno bene, che sta aspettando un bambino e non è che decida adesso inizia a battere il cuoricino, adesso fai questo, adesso cresci, eccetera. Lascia che accada. Ma lascia che il processo accada. E questo processo da che cosa è movimentato, è creato, se non da una matrice di coscienza, di intelligenza che fa accadere questo. Certo. La vita stessa. Ma questo lo possiamo ridimensionare e guardare, per esempio, nella pianta. Il fiore che in un istante si riapre alla vita, quindi dalla chiusura all'apertura, in quell'istante offre il proprio nettare alle api e in quel lasciarsi accadere c'è un'intelligenza che fa sì che questo possa emergere, sorgere. Così nella vita c'è molta differenza tra appunto far sì che la vita accada attraverso te e invece il fatto di volerla gestire. Questa resa, cioè il fatto di arrendersi alla consapevolezza che c'è un'intelligenza, c'è una pura energia che si muove attraverso te e che sono i tuoi programmi di credenza e di inconscio a far collassare l'evento, cioè a crearlo, il lavoro su di sé a quel punto diviene una via di profonda e grande liberazione. Non mi debbo occupare di gestire la vita, mi debbo occupare di dissolvere le contrazioni che ho creato alla vita stessa. Bellissimo, molto bella questa immagine. Quindi cercare di fare in modo che tutto fluisca, quindi senza avere, fare in modo che ci siano delle interferenze. Perché così mi connetto all'energia assoluta che tutto sa e tutto crea in una potenza incredibile. Allora potrai entrare nella magnificenza e vedere, osservare, testimoniare dal silenzio la grandezza che sei, perché in quella matrice c'è la tua unicità, c'è il tuo potere, c'è la tua ricchezza più profonda, il tuo essere che si dispiega attraverso gli eventi. Perfetto. Allora, a questo punto avete capito un po' di cosa stiamo parlando, di cosa si intende per segni e per destino. Michela lo sta spiegando in un modo bellissimo, un'immagine bellissima, questa cosa della gestazione è stupenda, ok? Quindi, e non è solo è del femminile che è dentro di noi, quindi sia dell'uomo che della donna, questa caratteristica che tu stai descrivendo. Per cui questo non vale solo per le donne, ma vale tranquillamente anche per l'uomo, nel momento in cui per esempio sta cercando anche un lavoro, nella ricerca del lavoro, no Michi? Corretto, perché è un ritmo che non ha assolutamente un'identificazione maschile o femminile, è un unico movimento che crea la vita e che sottende gli eventi e quindi è un campo energetico emozionale che si muove e non ha colori, non ha identità. Per cui ovviamente si parla di gestazione e ci ricordiamo del femminile, ma in realtà la gestazione è quell'attesa che l'opera possa crearsi. Quindi il mio libro stesso è una gestazione perché si sta creando da sé. E io mi rendo strumento e sto scrivendo in questa mia profonda connessione e sta lavorando dentro me perché io sento che mi sta trasformando gradualmente e quindi è l'opera che si crea in modo naturale e non ha nessuna identità. Così può essere un'opera d'arte, pensiamo agli artisti o le poesie prima di Sandro, ci ha detto questo, ti ha fatto questa confidenza. Esatto, pensiamo all'onda del mare che crea le proprie increspature attraverso il movimento del vento. L'onda si muove, danza e crea queste forme, queste increspature, ma la sostanza che la muove è un oceano infinito mare e il fondo su cui l'oceano crea il proprio movimento onda è un fondo immutabile, stabile. Ecco, così l'uomo, quindi l'onda in superficie, l'increspatura sono le tue emozioni, i movimenti emozionali che accadono attraverso degli stimoli. Quindi l'onda crea il suo movimento attraverso il vento, per esempio, e la forza. Lo stesso è la forza delle tue emozioni. Ma ciò su cui si deposita
il movimento emozionale è una coscienza, un'anima, quindi un fondo di eterna stabilità. Per cui se lasciamo che la vita accada, in realtà siamo nella parte più stabile e sicura che possiamo vivere. Mentre noi cerchiamo la stabilità fuori e cerchiamo di trovare gli ancoraggi, i legami che ci tengano in questa percezione di solidità, in realtà la solidità è ciò che già siamo, su cui poggia l'esperienza vita. Cioè, siamo appoggiati, abbracciati dalla stabilità, che se anche io rimango a casa in questi giorni, accadono eventi incredibili, senza che io debba muovermi, creare, impegnarmi nel fare o nell'agire, attraverso il mio essere. E questo lo posso compiere io come Michela in questa forma, lo puoi compiere tu Laura nella tua forma, lasciando che la vita viva attraverso te. Quindi è vita oltre la vita. E eventualmente poi vediamo adesso in base anche alle esperienze, perché ci stanno scrivendo una serie di persone proprio qui al numero degli SMS per qui in diretta Radio Gamma 5, trasmissione Tiferet. Io lascerei un attimino questa di Elisa, che è una bellissima canzone, per cui ci sentiamo fra pochissimo. E intanto così magari pensate a delle esperienze. Ci sono due numeri telefonici che possiamo tranquillamente ascoltare, che è 049 700 700 049 8 700 838, per cui a fra pochissimo dopo questa canzone. Cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì, che è importante che io sia per te in ogni posto, in ogni casa, quella di sempre. Un bacio come il vento.
non si nasconde, l'anima vola, cosa le serve? L'anima vola, mica si spegne. Tiferet, Radio Gamma 5, 12 agosto 2019, sono le 20:52 minuti, siamo in completa estate, è presente una bellissima temperatura, non si può dire che sia assolutamente un'estate fresca questa, ma vedo subito che c'è una chiamata, no, forse, ah sì sì, 700, pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, buonasera. Scusate, ma la... Vorrei dire, NAF di Padova. Sì, buonasera NAF. Dunque, io so di essere l'onnisciente, l'onnipotente, ma purtroppo ho quella consapevolezza, è così, consapevolezza della conoscenza maieutica, socratica, no? Che nella mia onnisciente e potenza mi porta a dedurre che io sono proprio una nullità nel vero senso della parola, non so se ne spiego. Vedete, diceva Eric Berg, in base a quello che ha detto fino adesso, per questo che io cerco di decodificare un pochettino l'ospite, dico in base a quello che ha detto l'ospite. Dice Eric Bergson, che mi pare di averlo già detto, l'intelligenza è caratterizzata da una naturale incomprensione della vita. Diceva Schopenhauer, filosofo, no, il musichiere, filosofo austriaco, che non esiste la vera felicità come non esiste la vera infelicità. Poi se guardiamo anche, bisognerebbe che, a conti fatti, per cominciare, insomma, non bisognerebbe il più possibile non farsi condizionare, cioè che la mente sia libera. Qualsiasi evento interiore o esteriore che avvenga, se la mente è libera può anche avere un ragionamento razionale e recuperato, cioè non corbellerie, non nel senso di dire di corbelleria recuperato, dico è. Mentre se non se condiziona la mente, da ma guarda, mi guarda come mi sento un po' grasso, ma mi guarda che guarda quello come cosa mi ha fatto, ma l'idea dei partiti e via via, o dalle confessioni religiose, se è condizionata a questo, non essendo più libera, è ovvio che se ho limiti. E in effetti, che se con l'adagio che ho fatto me, che dice la violazione dell'integrità dell'uomo sta nel circoscrivere l'individuo nei suoi limiti, alienandone l'evoluzione. Quando poi la signora diceva giustamente matrice, no? Come Socrate diceva, io so perché so di non sapere, io alludendo a una memoria cromosomica di cui parlava la matrice della signora, no. Dicevo, io so perché so che non so, che non so di sapere, cioè tutti noi abbiamo quella memoria cromosomica che è nella matrice del Padre Eterno, se esiste. Okay. Potrei anche dare al 90% la possibilità che esista. Ok. Quindi lei cosa vuole dire? Ma com'è? Quindi lei cosa vuole dire con questo? No, capito, mi ha interrotto, adesso mi preparo un bel discorso. Quella matrice vedo che se il Padre Eterno l'assoluto praticamente, no? Che c'è questa memoria cromosomica che è dell'assoluto, che l'essere umano ha, e che l'essere umano dovrebbe un pochettino anche spremere i limiti proprio senza farsi condizionare da nessun evento né esterno né interiore, non so se mi spiego. Però anche cosa, quando parlavo di queste matrici, anche Platone, se ho ben capito, perché è amico dei miei limiti, quando mi parla di questa matrice, no, della ragione troverà la verità, insomma, le viene la verità, ma poi mi parla di un'anima, dell'evoluzione, del divenire dell'anima. Mi pare che anche Platone stia sbagliando un pochettino, se io ho compreso bene, non se mia che sia, cioè no, sono in sede onnipotente, ma proprio in questa mia in sede onnipotenza sono una novità, pensate, avete mai provato a essere a Dio se voi foste Dio? Provate a pensare l'onnipotenza che potreste essere, ma contestualmente la novità che potreste essere, proprio perché Dio, se esiste, non può permettere un suo uguale. Quindi, nello spazio, ti dico questo altro mio aforisma, nello spazio temporale, dal microbico al macrobico, non c'è e non ci sarà cosa scoperto essere,
grande conosciuto, se non c'è, cosa ho scoperto essere più grande sconosciuto? Questo è il ragionamento che faceva la signora, il 4%, non è giusto? Bene, proprio per questa ragione, che la mente umana, insomma, non può arrivare okay. nella fase temporale. Va bene, secondo scoprirà, lei... Scoprirà, ma se anche supera quel 4%, no, andrà al 10, al 20, andrà anche al 99, ma mai arriveremo là attaccare. Cioè, un Dio, un Padre Eterno, un assoluto, se esiste, non può, cioè, non saremo, non può permettere che sono uguali, insomma. Magari sì, simile, sì, siamo solo virtuali del Padre Eterno. Va bene, questa NAF è la tua posizione, il tuo contributo è questo. Sì. Va bene, no, grazie. Va bene, perché c'è il... poi a discutere perché stasera sì, sì. Stimolato. Abbiamo perché... va bene, perfetto. Abbiamo anche altre persone che sono state stimolate perché abbiamo 700. Potevi dirmelo prima. Non ti preoccupare, perché... adesso vado, lo metto in diretta. Grazie. Grazie NAF, grazie. Pronto 700-838? Pronto? No, allora forse l'abbiamo perso, vediamo se richiama, perché qui allora eventualmente 700-838, prefissato 049, oppure 049-700-700. Allora, abbiamo una serie di messaggi. Michela, cosa dici? Iniziamo già a leggerli? Perché qui in diretta agli sms... Oh, 700-838, pronto? 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 700-838? Pronto? Pronto? La sento molto distante. Purtroppo sento molto distante. Tu Michela come lo senti? Non sento. Sento che sta parlando. Vediamo di riprovare. 7838 eventualmente ci provi a richiamare. Grazie, perché la sentiamo malissimo. Cioè proprio io sento una flabile voce. Allora... Mi collego un sì. attimo ad un commento in Facebook. Di solito sono le esperienze forti e turbolente, sono quelle che segnano il confine tra un prima e un dopo qualcosa. Scrive Laura, grazie Laura, lo condivido profondamente, perché poi queste esperienze che ci riportano a riconoscerci comunque in una dimensione o comunque a un livello nuovo di coscienza, portano inevitabilmente ad aprire le porte ad una nuova sequenza, quindi anche una nuova realtà di noi, mano a mano che appunto, come dicevamo prima, si dispiega via via il senso più grande della coscienza, poi vediamo che cambiano gli eventi, attraiamo comunque situazioni differenti e quant'altro. Quindi il nostro cambiamento interno, la nostra comprensione inevitabilmente ci libera e ci pone in un piano di esistenza diverso. Collegandomi anche alla telefonata e semplificando, anche se noi abbandonassimo l'idea di un divino, a seconda anche di quella che poi è la propria filosofia o religione o chiave spirituale, è importantissimo. Tiferet Radio Gamma 5, 12 agosto 2019, 21.02 minuti, la pubblicità ci ha falciato. Michela, mi dispiace, eri in una situazione molto importante in cui ci stavi spiegando proprio quello che era stato l'intervento di Laura da Facebook, perché ricordo che questa sera c'è la possibilità anche di vedere l'ospite, Michela Crivellaro, infatti dalla sua pagina Facebook Michela Crivellaro, formatrice, c'è la diretta per cui si vedono gli studi di Radio Gamma 5. Allora, numerosissimi sono i messaggi arrivati qui, ma e grazie, e fra poco li leggeremo, però continuiamo con quello che era il discorso, Michela. Sì, stavamo dicendo appunto, quando noi abbandoniamo anche l'idea di un divino, e significa che indipendentemente da quale possa essere la nostra visione spirituale o religiosa, se anche noi proviamo ad accostarci al nostro vicino, agli altri, alle persone, da un piano un po' più curioso e aperto, scopriremmo quanta somiglianza e quante cose ci possano accomunare. E quindi bypassiamo questa separazione anche attraverso uno spirito curioso e forse più consapevole, nel quale poter dare un ascolto differente agli eventi, alla vita, alle persone. Quindi, prima ancora di parlare del divino, che ovviamente è la massima realizzazione nella quale comunque ci si connette con l'energia dell'assoluto, possiamo partire dal radicamento nel nostro quotidiano e meditare la vita attraverso il quotidiano, qualunque sia la nostra filosofia.
empatia. Quindi avvicinandoci, lo ripeto, agli esseri umani con una chiave, uno sguardo un po' più aperto, probabilmente scopriremmo e ci riconosceremmo in un amore più grande che ha un sapore divino e che è mosso dal divino. Tutto ha un valore e l'esperienza è comunque un fuoco che arde, e se accetti di entrare in quel calore, in quella conoscenza, non farai che dissolvere i veli che ti separano dalla tua ultima verità, qualunque essa sia. Giusto, senza parole, sto ascoltando, per cui sono senza parole. Sì. Allora, Luca da Mandria ci dice: ciao carissima, saluti a tutte e due. E poi abbiamo un'altra domanda da Facebook, e ci dice: ciao, differenza, una bellissima e importante, molto intelligente domanda, differenza tra lasciare che la vita accada e passività nell'affrontare la vita. Grazie, Vera Uconotti. Bene. Vera, adesso questa è una domanda veramente molto interessante. Sì, non è da confondere chiaramente il lasciare accadere la vita con la passività. La passività è: delego a qualcun altro, a qualcos'altro, il potere della mia trasformazione, dei miei cambiamenti o comunque la responsabilità della mia vita. È come un togliersi dalla responsabilità, e questo ovviamente accade quando la nostra parte bambina, ancora immatura, non accetta o comunque non ha il coraggio di esprimersi appieno. È come delegare, come il bambino che delega al genitore la propria protezione, per esempio, o magari potrebbe essere quell'imprenditore adulto che delega, non lo so, al governo, alla politica, il buon andamento dell'economia. È come togliersi, no? da un progetto che è molto più ampio, e togliersi quindi dalla chiave della responsabilità. Lasciarsi accadere invece richiama ovviamente la propria coscienza di responsabilità, e dunque nell'essere abile, attento alla vita, attento, presente e responsabile. Sì, abile quindi a dare risposte. E in quella responsabilità c'è una profonda attività di presenza. Sono presente nel qui e ora a tutto ciò che mi accade, e gusto fino all'ultimo seme, fino al midollo, l'esperienza. Certo. Per la mia comprensione. Quindi sono attivo nel comprendere e nell'ascoltare l'esperienza. In questo senso mi riprendo il mio potere personale di trascendere i miei limiti, di trasformare le mie resistenze, di smussare le angolazioni della mia rigidità. E questo crea movimento, mentre la delega di responsabilità spesso porta a una sorta di immobilità, che non ha niente a che vedere con la legge della vita. La legge della vita è la trasformazione costante, continua. Lasciarsi accadere è entrare in questa libera trasformazione, nell'onda, nel fluire attraverso le onde, come dico io, qualcuno ci ride sopra, fare surf tra le onde della vita. E questo lasciarsi accadere, che, ripeto, in chiave responsabile, significa nutrirsi attraverso la vita e meditarla con un cuore aperto. Importantissimo, quindi, l'atteggiamento, importante l'attitudine con la quale approcciamo gli eventi. Allora posso approcciare l'evento rifiutandolo, e quindi contraendomi e cercando comunque di far sì, attraverso strategie, che questo venga allontanato da me. E questa non è responsabilità, non è consapevolezza, è frutto. Ma forse lì è frutto proprio della ferita? È frutto della paura che sorge attraverso l'evento e che fa sì che io mi chiuda, e di conseguenza la consapevolezza è la chiave che ti permette in quel momento di aprirti, e quindi trasformare quella paura nel vero senso che la paura ha, quindi farti oltrepassare un limite. È tempo probabilmente di prenderlo in considerazione. Quindi, Vera, grazie per questa domanda, perché era importante creare proprio un chiarimento su questo aspetto. Sì, decisamente.
Poi Sandro da Treviso sostiene, con riferimento al discorso che lui, nella sua confidenza che ci aveva fatto, dove aveva scritto in questo suo periodo dopo aveva scritto questa poesia, lui scrive: sì, è vero, è stata una situazione positiva da una parte, rafforzato da un'altra, mi ha fatto scoprire chi sono. Certo, la cosa strana è che quando ho smesso di cercare chi mi isolava, loro sono venuti da me, solo che sono rimasti dove erano, Sandro. Ecco, una cosa che mi sento di dire è Ecco, che sì. spesso quando abbiamo una percezione di essere esclusi dalla vita, in realtà c'è una parte di noi che si è chiusa, ma quella parte di noi che si chiude, e che crea quella che poi chiamiamo solitudine, in realtà ci rivela quanto ci manchiamo. Ci manchiamo, abbiamo nostalgia di quel contatto, che non è un contatto esterno, ma è un contatto profondo con la nostra verità. E quindi a volte nel processo della solitudine si aprono le chiavi del riconoscimento di sé. Allora, 700-838, pronto? Riproviamo. Buonasera. Sì, buonasera. Con chi Carlo parliamo? Padano per augurarvi lieti sorrisi. Grazie, grazie Carlo, la ringraziamo veramente. Con in merito allo spunto di lasciare che la vita accada, Come? in merito al tema di questa serata, lei ha qualche spunto da indicarci? Io l'ho già indicato in qualche evento che ho fatto là in Radio Gamma 5. Ed è stato fatto in maniera ridotta perché i tempi succinti e le mie capacità, che non sono del mestiere di esibire, ci vuole il tempo per cui, e dopo bisogna imparare a cambiare linguaggio se si vuole assumere il senso del capire. Va bene, Sì, ok, perché quindi. quando si è indottrinati da una parte e si vede. E una persona che va nella processione di quella dottrina se ne accorge che è la direzione sbagliata, deve sudare sette camicie per cercare di fare invertire il senso di andata di quella processione. Va bene, ok, Ah, questa è volevo, un'indicazione. Mi dica. volevo, volevo comunque fare delle mie piccole osservazioni. Voi avete parlato della materia cerebrale, del 96% mi sconosciuto, o del 4% conosciuto. Sì. Ecco, allora come mai si sconfina sempre su quel 96% che ancora è misconosciuto? Con quale diritto? Ok, adesso le risponde subito Michela. No, un attimo, perché la storia non finisce là. Finisce quando impareremo a farci meno male con l'uso della parola filosofia, perché se la parola è essere portatori o fan, diciamo, di Aedo Nostrin, si dice, perché a parte del portare e conoscere, non abbiamo da parlare di quello che non conosciamo, non Ok. si deve parlare di quel che non conosciamo, se no ci facciamo tanto, tanto, tanto male. Ci arroghiamo la paternità perché 2000, 5000, 8000 anni fa qualcuno è intervenuto nell'argomento e non ha saputo dare risposte, oppure le aveva date giuste e sono state a noi tradotte malamente o da noi interpretate malamente. Va a Va finire bene. invece che invece di essere filosofico, siamo antifilosofici e Io ci non credo arroghiamo il questo. titolo di filosofici. Va bene, allora adesso vediamo dare una risposta. Grazie, Grazie grazie per a voi. l'intervento. Buona serata, grazie. Ovviamente stiamo accedendo a quelli che sono i misteri più profondi dell'essere umano e l'indagine che noi compiamo, un'indagine assolutamente anche personale. E perché delegare a qualcuno il fatto Esatto. che ci possa dare la risposta della verità, quando in realtà, nella tua propria esperienza, puoi toccare le tue più profonde verità? Io non attendo che qualcuno mi offra la propria verità, ma cerco di indagarla giorno per giorno,
attraverso le mie esperienze, i sogni che faccio. Non dimentichiamo che l'attività onirica è ricolma di segni, di segnali, di immagini, certo, che dispiegano ciò che l'inconscio sta per risolvere e quindi parlano ampiamente del senso più grande dell'esperienza. E quindi l'indagine che umilmente mi pongo di fare è in un sentire un po' più aperto, sì, e libero da identificazioni. Quindi è bello anche chiudersi a volte in un non so, quindi un non so che lascia spazio a tante possibilità, perché infinite sono le possibilità di manifestazione della coscienza, tante quante sono le nostre interpretazioni. Alla fine siamo noi che interpretiamo sulla base di ciò che sono le nostre strutture, le nostre programmazioni, le nostre credenze, ciò in cui crediamo o non crediamo. Se noi questa trasmissione la stessimo facendo e sviluppando, non lo so, in Cina, per esempio, forse parleremmo di qualcosa di diverso, ma in realtà la sostanza sarebbe la medesima. Magari parleremmo di fatti, eventi diversi, perché le culture sono ovviamente trasmutazioni, sono, e fanno creare una realtà diversa, ma ciò che sottende comunque è l'ultima, è l'unica verità, che è un senso di unificazione. E quel senso di unificazione lo possiamo sentire, per esempio, quando siamo in un'attività di meditazione. Se qualcuno medita, dei nostri ascoltatori, avrà sicuramente percepito questo senso di unificazione, e che di fatto sorge attraverso l'amore. 70838? Pronto, buonasera, sono Roberto da Padova. Buonasera, Roberto. Buon complimenti per la trasmissione, perché state indagando un tema molto, molto importante della nostra vita, diciamo la coscienza e la, diciamo, la capacità di esplorare quello che è, diciamo, il nostro mondo materiale e anche non materiale. È un'operazione anche difficile, perché giustamente poi ognuno può anche avere magari delle sue teorie, delle sue interpretazioni. Però sono domande che, diciamo, chi vuole un attimino capire, a me dare un senso, diciamo, alla propria vita, diciamo, prima o poi si fa delle domande sul perché, insomma, esistiamo, se siamo una coscienza, se c'è un proseguio, se la morte è solo fisica, oppure, diciamo, la coscienza esiste anche al di là della morte. Insomma, io sono convinto che la coscienza esista anche oltre la morte. E anche, diciamo, sono affascinato anche dalla teoria della multidimensionalità, mm-hmm, e quindi anche del fatto che ciò che noi sperimentiamo in questa dimensione va ad influire in altre dimensioni nelle quali noi siamo presenti, come siamo presenti in questa dimensione. È una teoria affascinante, diciamo, che molto la fisica quantistica, diciamo, comunque la scienza, diciamo, ha teorizzato, diciamo così. Sì. Ed è molto interessante, perché, insomma, questo fa capire anche la potenzialità della coscienza, che crea nuovi universi paralleli. Sì. Quindi il fatto che la materialità sia magari una specie di matrix, una specie di creazione della nostra coscienza, cioè, e non viceversa, cioè non è la materialità che crea la coscienza, ma è la coscienza che crea la materialità. Sì. E tutto questo, secondo me, è interessante, perché fa capire che quanto siamo importanti, insomma, in questo processo. Concordo con lei. E la consapevolezza anche di tutto questo non è una cosa semplice, no, ma l'esplorazione di questo è molto intrigante. Diciamo che, secondo me, l'essere umano è nato per fare l'esploratore di questo tipo di cose. Sì. Oltre che anche l'esploratore in senso fisico, come chi è andato sulla Luna, chi, sì, è andato a scoprire nuovi mondi, anche nel viaggio, diciamo, interiore, insomma, come spirito, non so, degli altri mondi, insomma, ecco, diciamo così. Sì. Io utilizzo poco la parola spirituale, animo, perché, diciamo, è un po' scivolosa la questione. Utilizzo sempre la parola coscienza, che, diciamo, va bene, l'importante è esatto, sì, certo. E quindi, ecco, vi ringrazio per questa trasmissione, perché è molto interessante, insomma, devo dire, sono argomenti, diciamo, che mi affascinano sempre. Grazie. Mi veniva in mente anche una cosa sul discorso del diciamo dell'iperuranio, no, che faceva Platone, cioè, nel senso che, come se esistesse al di là del cielo,
un mondo dove tutte le idee sono già presenti, sì, e noi semplicemente le raccogliamo e le facciamo venire in questo, esatto, mondo. Esatto, un po' la coscienza collettiva di Jung. Se io devo dire che su questa cosa, diciamo, sto maturando un'idea del fatto che non è solo un qualcosa che esiste già, ma è qualcosa che creiamo anche. Diviene, sì. È un diviene mano a mano che, le coscienze di ognuno è come fosse una grande banca dati che si aggiorna. Che si aggiorna, esatto, esatto. Sì, questo è il termine. Sì, sì. Anche a me da questa immagine. Non voglio rubarvi il sì. tempo. Grazie, grazie davvero. Lei da dove chiama, mi scusi, Roberto? Roberto da Padova. Da Padova, benissimo. Un piacere, la ringrazio. Buona trasmissione. Grazie, grazie, grazie del, buona continuazione per tutto. E, Michela, volevi aggiungere qualcosa a questo interessante intervento? Ringrazio Roberto per averci portato comunque ad accedere alle porte delle multidimensioni, della morte come non altro che un altro tipo di dimensione che viviamo, anche se la morte può spaventare come concetto razionale, ma di fatto il fatto di avere il coraggio anche di lasciare andare comunque parti del nostro vissuto, quindi lasciarci accadere è in parte una piccola morte, quindi anche ogni giorno noi la sperimentiamo e quindi è lasciare andare ogni forma di attaccamento, ogni legame che ci tenga contratti nell'esperienza e il multidimensione o il fatto che ci possa essere tutto già presente, sì, lo condivido, lo concordo, lo sperimento, per esempio proprio anche attraverso l'esperienza che sto vivendo nel mio presente, quella scrittura di questo testo che sto scrivendo, in realtà è compiuta e si compie da sé, perché scrivo ad occhi chiusi e lascio che siano parole. Che quindi vai a prendere da quella banca dati, esatto, che si diceva, quel 96%. Sì, trasmette e io mi rendo canale e questo è ciò che ognuno di noi può compiere. Può sperimentare, può vero? Può sperimentare, sì, anche nel proprio lavoro, per esempio, in qualsiasi lavoro che ovviamente celi una parte talentuosa, c'è proprio questo accesso a questo grande cervello universale che presenta già tutto, è come fare download parlando in chiave tecnologica, quindi la tecnologia ci insegna in qualche modo e ci rappresenta ciò che poi accade anche in piani superiori. Benissimo, 700 700, credo che sia l'ultima telefonata. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, Piero, telefono da Padova. Piero da Padova, buonasera, prego. Ripeto, quello che mi ha preceduto è fantastico ascoltarlo. Stesso radio, televisione, che si sentono questi spunti a queste vere riflessioni della vita. Grazie. E, ricordo che parecchi anni fa, cioè più di 20 anni fa, chiaramente poi si dimentica, l'ho letto una volta sola, che spesso si è sbagliato, perché di solito un libro quando piace andrebbe letto 2, 3, 4, 5 volte come film. Sì, magari anche a distanza di tempo. Sì, ma di fatti mi sono riproposto di leggerlo, solo che non l'ho mai buttato. Vita tra le vite. Non so se ve lo ricordate. Di chi? Scritto in America, non mi ricordo. In sintesi mi sembra che hanno riesumato parecchie centinaia di corpi, hanno trovato nelle linee della mano, spiegavano e coincidevano con la morte. Addirittura c'era la realtà tramite ipnosi di un bambino che già ricordava le vite pregresse. Sì, mi ricordo anche questo, sì. Forse c'è stato anche un servizio in questo senso, sì, sì. Io delle volte ci illudiamo di intuire, di capire, sempre, magari prendiamo fischi per fiaschi, ma io per esempio ho avuto nella vita sempre la sensazione che in determinati periodi di benessere, di potenza mentale, di intuire molto.
da ragazzino a scuola mi è rimasto impresso, c'era un insegnante che era diventato anche un amico, che mi dice: vuoi capire la vita, devi imparare le tre critiche. Le tre, io mi faccio sempre le tre critiche, pura pratica e giudizio. E mi ricordo che alla fine di tutto quel passaggio là, c'era scritto solo dopo di lui, ci fu la vera evoluzione della psichiatria, l'interpretazione dei sogni di Freud, di Jung, solo lui permise al grande Tedescone con il 3, la tesi, tesi, antitesi, sintesi. Sì, ho meno di un minuto, devo chiudere, mi dica pure, sì. E anche permise anche Einstein, cioè fisica quantistica. Un giorno pranzavo un professore di fisica e così anni fa mi dice: tu quel termine, ecco, guarda, tra 10 anni se io salgo su un centrifugo molecolare, se sono ancora vivo io posso invecchiare 10 anni, tu mantieni la tua età. E tutte queste cose, e con una base che mi rifaccio alle tre critiche, di capire proprio in modo molto semplice, in modo proprio elementare, il sistema più olistico, le categorie interpretative, il fattore noumenico, che cosa vedo, che cosa e lo sviluppo. E difatti prima ho sentito che ma non facciamo filosofia, cioè io penso che una mente molto matematica, molto che abbia i cassettini, che abbia la velocità di calcolo, sì, con procedure di sintesi, sì, che abbia bene in mente Euclide, Carnot, Lefebvre, cioè che abbia una logica matematica, che capisca che quell'equazione che fai da ragazzino in quinta elementare esplicita anche un dolce a livello letterario, esplicita anche una legge della fisica senza andare in un laboratorio con, cioè, se hai una mente matematica forte. Perché se noi vediamo un pugile tipo Tyson, vediamo le braccia grosse, capiamo che è molto forte. Ok, molto forte, abbiamo certo, ha fatto capire benissimo il suo concetto. Devo assolutamente lasciarla, mi scuso perché sono in chiusura. Capire la metafisica come la proiezione di un'intuizione che non è ancora dimostrata, ma la stai annusando. Sì. Buona serata. Grazie davvero per il suo intervento, buona serata, buona continuazione anche a lei. E allora, Michele, abbiamo pochissimi minuti. In realtà abbiamo qui un'altra richiesta nella parte meditativa. È vero che ci sia una coscienza collettiva. Io faccio tramite le arti marziali due tipi di meditazioni. Una todista, la classica da seduti, che apre l'allenamento per preparare la mente e chiude l'allenamento per riposare la mente. Poi facciamo una meditazione in movimento, cioè il Tai Chi, che adatto al combattimento ti porta a sintonizzarti con l'avversario e con un buon allenamento ti porta a conoscere il tuo avversario grazie alla mente libera che ti fa vedere i minimi particolari e arriva a prevedere l'avversario, certo. Fino a comprendere che l'avversario sei tu in un'altra forma e quindi è normale che tu possa comprenderla in uno stato di lucidità e di presenza mentale. E, quello che mi sento di dire è che quando noi siamo nel flusso, e quindi si parlava adesso di intuizioni, la coscienza ci parla attraverso istanti di intuizione, e sono ovviamente dei messaggi potentissimi poi che giungono al nostro campo cosciente, consapevole. Quando le cose vedi che fluiscono liberamente, in maniera facile, proprio nelle cose che accadono facilmente e che prendono forma in maniera naturale, lì c'è il tuo allineamento massimo. Quindi quando senti che in un qualcosa c'è sforzo o comunque compi tu stesso lo sforzo nelle tue azioni, forse stai cercando di controllare, ecco, guidare, mentre quella naturale essenzialità in cui magari fai di piccole cose grandi, ecco, proprio lì si dispiega la gioia dell'essere. E concordo, così io concordo. Credo che possiamo concludere, perché comunque noi siamo in ogni istante sospesi tra le infinite possibilità dell'universo e quelle che sono le nostre indagini mentali. Grazie a tutti, a presto. Grazie Michele. Allora, grazie a questa incredibile segni, sincronicità che ti hanno portato qui questa sera. È stato un vero piacere e l'abbiamo visto anche di numerosi ospiti. Io non riesco, una poesia Robin Alpin che ha fatto: albero, ti guardo, sei davanti a me, il tuo tronco è fermo, ma i tuoi rami oscillano mentre le tue foglie danzano in una danza sensuale seguendo a te che mi
da Refrigerio e Pace, e mentre ammiro la tua chioma verdeggiante tra i raggi dorati del sole, svelo il tuo segreto più importante che è nascosto ai nostri occhi umani, ma sempre sta sotto ai tuoi piedi, le tue radici, come la nostra anima, che normalmente non vedi. Grazie a Robin Alpin, grazie davvero a te, e ringrazio l'ospite. E allora a questo punto io ricordo che questa puntata, come tutte le altre puntate di Tiferet, possono essere ascoltate in podcast dal sito www.lastoriavariscritta.it. Io ringrazio davvero gli amici di Facebook, che saluto, e ringrazio Michela Crivellaro per la sua presenza. Ci sentiamo noi fra 15 giorni qui a Tiferet dalle 19.30 alle 21.30. Lascio lo spazio al caro Andrea, che sta entrando in questo momento, e quindi una buona continuazione di serata a tutti. Grazie davvero per i vostri messaggi, grazie davvero per le telefonate e anche a tutti coloro che hanno ascoltato la trasmissione, e che noi ci risentiamo fra 15 giorni. Grazie davvero a tutti da Laura Ferro.